Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: pochi giorni fa è stata celebrata la commemorazione del principe di Edimburgo nell'abbazia di Westminster Abbey. Abbiamo visto la famiglia reale quasi al completo, ma l'attenzione del pubblico è andata tutta sulle lacrime di Beatrice. Beatrice di York. A un anno dalla scomparsa del principe Filippo, quasi tutti i reali d'Europa si sono riuniti per rendergli omaggio con una cerimonia nella famosa abbazia di Westminster, trasmessa sulla BBC. Erano presenti ben 1800 invitati, ma l'attenzione non è andata sulla regina Elisabetta bensì su sua nipote Beatrice. Scopriamo di più. La commemorazione del principe Filippo. Alla messa commemorativa, nell'abbazia di Westminster, in onore del principe Filippo morto il 9 aprile 2021 a 99 anni, c'erano tutti tranne il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. La loro assenza ha fatto molto discutere, dato che è stato il primo grande evento reale, organizzato da Sua Maestà dopo il suo discorso al Welsh Senate di ben 6 mesi fa. Circa 1800 persone erano presenti nella famosa chiesa gotica per il ricordo del marito della regina Elisabetta. Un'enorme differenza con il funerale di Filippo, dato che hanno partecipato solamente 30 persone a causa delle misure anti-Covid. Ma in questa occasione c'erano tutti: Carlo e Camilla, William e Kate, la contessa di Wessex, il principe Giorgio e la principessa Charlotte e anche la principessa Beatrice, figlia del principe Andrea. Quest'ultima ha avuto un forte momento di commozione, scopriamo di più. La commemorazione del principe Filippo. Le lacrime di Beatrice, video. Durante la messa, i sudditi non hanno potuto non notare gli occhi rossi e lucidi della regina Elisabetta che, seduta in prima fila, ha pregato e cantato tutti gli inni che il marito aveva pianificato prima di morire. Ma ad attirare l'attenzione è stata proprio la nipote della monarca, Beatrice, che si è commossa profondamente durante la commemorazione di suo nonno. Le lacrime hanno ricoperto il suo volto ed è stato impossibile per lei non scomporsi. La principessa, oltre a cercare dei fazzoletti all'interno della sua borsetta, ha anche provato a coprirsi col libretto per evitare gli obiettivi dei fotografi, ma senza successo. Le sue lacrime hanno catturato l'attenzione del mondo intero. Al suo fianco c'era suo marito Edoardo Mapelli Mozzi e sua sorella Eugenia, ma sono comunque rimasti al loro posto. Il filmato della commozione di Beatrice ha fatto il giro della rete in pochissimo tempo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.